Allora, ho guardato. Ho guardato quel discorso lì del Topolis verde, appunto. Di questo forte ombra. È difficile trovarlo perché poi bisogna cercare di capire qual è il nome vero in inglese. E boh, ho trovato la missione. La missione è esattamente come l'ho fatta io. Oh, ci si deve tornare. Magari si tornerà di nuovo. Perché se no non. Oppure è un bug. Tra l'altro è appena uscita una patch nuova. Vedo che è ancora. Non è in verde, quindi non è cambiato niente dal punto di vista di. Boh. Non so cosa pixa, quindi non. Allora, missione, vediamo un attimo, c'è questo qua, livello 15, livello 15 anche questo, livello, vabbè, questo, poi ci sarà questo. C'è le trappole. Arenda ha bisogno di plaque dalla cassa di un arcapode. Per la sua armatura, saltare un convoglio nell'aria dovrebbe bastare a recuperare materiale richiesto. Maggiore informazione nella copia del contratto. No, vediamo un attimo qua. Il morso. Guscia atroce. Guscia atroce. Sì, è stato un po' atroce. Lo Spectre, allora qua. Un drone a combattimento tanto agile quanto sofisticato, in grado di trasformare le placche dorate di cui è coperto in armi letali. Le placche. E riattaccare quelle perdute grazie a un generatore gravitazionale. Boh. In realtà. Ah no, ok. Saranno dei nemici, ovviamente. Cazzo, pare di essere piuttosto tosti. Minerva è la funzione subordinata di Zero Dawn deputata alla criptoanalisi e alle comunicazioni. Durante la costruzione di Zero Dawn nel biennio 65-66, il software Minerva fu sviluppato dalla capo progetto Alpha Ayomide Okido. Che strano. Minerva è stata la prima funzione subordinata ad essere attivata. Nei decenni successivi alla costruzione della biosfera terrestre è stata impegnata in calcoli complessi per decifrare i codici di attivazione dello sciame di Faro. Una volta decifrati, Minerva ha inviato le istruzioni per la disattivazione dello sciame tramite torri di trasmissioni come la guglia di Meridiana. Solo a quel punto le altre funzioni subordinate hanno potuto avviare il lungo processo di ripristino della biosfera del pianeta. Quando Ada è stato infettato dal segnale misterioso sviluppando una coscienza malevola, Gaia si è autodistrutta per impedirgli di assumere il controllo e provocare una nuova estinzione. Intanto Minerva, smarrita e in stato di semicoscienza, si è rifugiata in un processore da qualche parte nell'Ovest Planet. Vabbè. Cos'è che c'è qua che non va? No, ok, questo. Talana è la rampolla di una famiglia di nobili cacciatori del dominio Karza. Forte, determinata e temibile in combattimento, è entrato a far parte della loggia dei cacciatori, ma sì, qualcosa è collegato. Deve essere qualcosa è collegato. Suo obiettivo era diventare la prima donna a ricoprire il ruolo di Falco d'Oro, nome cerimoniale del leader della loggia. Eh sì. Non me la ricordo, forse l'ho intravista lì alla. Poi boh, ai tempi della PS4. No, appunto, a parte quello non. Cosa qua cos'è che non va? Perché non si. Perché non va via l'asterisco? L'altra cos'è? È in corso in competizione tra alcuni cercatori Osram per creare un'armatura in grado di sopravvivere ai pericoli dell'Ovest proibito. Niente, questa sovrasta quell'altra. No, andiamo lì.
Non ho capito se prima devo piazzare le trappole e poi riporlo. Trappole quali? Beh, allora un attimo, taccuino. Lui c'ha arcappo di... Sono i granchi? I granchi del primo? Non mi ricordo cosa volevano. Devo riposare e aspettare le macchine. Capodi passano spesso di qua e l'Arend vuole le loro placche. Li aspetterò al suo accampamento, ma prima non sarebbe male piazzare delle trappole sulla strada per coglierli di sorpresa. Bene, basta trappole. Ok. Ai. Ok. Ah, è uscita la patch perché appunto abbiamo visto che c'è talvolta dei problemi visivi. Ci ha piegato un bel po' a... Era un 400 mega di patch e basta, ma ci ha piegato un po'. Soprattutto a installarla. E poi appena partito il gioco è entrato nella location. Subito ha sparato... Subito ha sparato una schifezza grafica. Dice, ah, per me e me ho detto andiamo bene. Capito, pixelato, boh, non lo so, però magari è un caso, speriamo. Ma in realtà dice di riposare. Qua. Se ne avrò bisogno lo Ok. Qua. troverò nella scorta. Il convoglio. Sono i Eccolo. granchi. Dai che sono. Sono molto molto lenti. Lì l'erba non c'è, quindi boh, aspettiamoli qua. Entrato c'è anche questo in effetti. Questo. Che si sono fermati? No, 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 no. Okay. Hai tirato il sasso contro un altro sasso, lo sai? Andiamo giù, non so cosa farci, se dobbiamo farci vedere. Salve, eh? Vado in tilt. Evidentemente c'era questo più quello. Bella. Bella questa pezza. C'è un solo arcapode con loro. Poi viene qui. Ovviamente l'ha beccato. Beh, ha fatto un po' male questa, no?
Dai, questi qua deviano, tra l'altro. Cioè, hanno una leggera... Cosa da dire? Vediamo se viene, se viene. Vieni o... Fai il vigliacco. Vieni, vieni. Ecco. Sciottato. Vediamo se rifarla. Gli arcapodi passano spesso di qua. E l'Arend vuole le loro placche. Li aspetterò al suo accampamento. Bisogna rifarla totalmente. Però, in compenso, ho perso una trappola. Così può bastare. Vabbè, sono finito sulla mia, ma... Vediamo un attimo. A questo punto, mettiamogliela una qua. Devo riposare e aspettare le macchine. Tutta questa scelta è stupida, veramente. Riparte dal checkpoint con le risorse consumate. Praticamente si sono incastrati una delle, come si chiama, quelli di Fenditerra, come si chiama, quello è venuto in avanti, gli altri sono rimasti incastrati là. Vediamo se arriva. In teoria la scena doveva essere che questi passavano, quando l'arcapode passava gli tiravo addosso questo, no? I sassi. Questo avrebbe dovuto essere la scena. Vediamo. Questa volta è meglio. Non si so capire quando è il punto. C'è un solo. Questo? Troppo avanti. Era ancora indietro. Santo cielo. Sta facendo? Sta venendo su di qua. Allora, vediamo un attimino che non mi ricordo più. Il problema del focus è questo. Debole contro... Ma dov'è la trappola? Bello. È rimasta solo questa. Vabbè. Se volevo fare una scena picca l'hanno fatta un pasticcio. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ok. Castro. Comunque anche qua gli hanno aggiunto delle mosse, non aveva questo attacco consecutivo.
Alleluia. E non sto ciò. Via, 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 via. No, è rimasto bloccato dietro la cosa, ma... Via, via, via. Moltissimo da recuperare. Buona Laren, teniamola. Facciamo così, andiamo sopra così. Sfruttiamo il viaggio gratis, il pasto a gratis. Andiamo. Viaggio gratis. Non hanno messo qualcosa di vicino, però ok, andiamo lì. E vediamo quella cosa là. Pina ardente. Vorrei vedere se magari hanno messo l'opzione adesso per disabilitare. Per disabilitare queste schermate qua. No, boh. Di trovare verde lume. Aran. Quella roba là? Cos'è? Una specie di montagna là. Vediamo. Ho abbattuto quell'arcapode. Panda! Rendur! Roba da recuperare! E come da contratto, ecco il compenso. Con queste posso creare una bella corazza. Ma? Sai, una corazza fatta di placche di arcapode è... carina. Ma con un paio di aggiunte può essere ancora meglio. Sempre che ti interessino altri contratti. Che ne dici? Ok, ce ne sono di diversi. Penso che possiamo prendere entrambi, no? Vediamo questo. Cos'altro ti serve per la corazza? Antenne d'allarme. Forti, elastiche. Posso usarle per rendere flessibile la corazza. Abbiamo già trovato dei rovistatori. Io darò un'occhiata al contratto. Ti darò una mano. Buona fortuna! Dimmi di più su questi tuoi contratti. Gli spazzini hanno fauci potenti, sai. Potrei usarle per rinforzare la corazza. I miei ne hanno visto un branco qui vicino, pronti da smantellare. Beh, diamo un'occhiata a questo contratto. Fantastico! Ah, sono usciti i primi voti di... Elden Ring. Per ora è sul 96%, poi scenderà molto probabilmente, però insomma, però confermano quello che avevo più o meno sentito dire, che su PC potrebbe avere alcuni problemi di stuttering occasionali,
qualche problema tecnico. Poi comunque c'è il limite a 60 fps ancora oggi. From Software deve piantarla lì, di usare il loro engine di M e passare, come fanno tutti ormai anche i giapponesi, alla Real Engine, soprattutto al 5. Passa direttamente al 5 per il prossimo e siamo a posto. E poi boh, sembra che abbia pochissime opzioni grafiche, non ha nemmeno DLSS, proprio poche opzioni anche per l'anti-aliasing, cioè proprio una roba, sembra porting direttamente dalla PS5, una roba così. Quindi boh, però i voti sono alti, anche se intravedendo le recensioni si parla comunque di parecchia lentezza, diciamo così. Quindi boh, vedremo. Pare che quando vedete questo video mi sa che è già uscito. Però intendo dire lentezza, nel senso che essendo un open world ha un po' una specie di progressione un po' lenta, insomma. E forse anche mi sembra aver capito che il problema è appunto che poi ci sono dei world boss, diciamo così, dei difficili, e tu ci vai lì e non lo sai affrontare, devi star lì a fare tutto il resto per... Boh, non lo so, vedremo. A me incuriosisce, però spero che lo risolvano i problemi di stuttering, così, perché già da Daylight si sono fermati. È uscito anche Total War Warhammer 3, pieno di bug, anche quelli, prestazioni il 30% inferiori a netti, secchi. Cioè io nella world map in Warhammer 2 faccio 100 rotti frame, 100, 105, lì faccio 70, 65, cioè persi 30 frame così come nulla. E più bug di ogni tipo, a quanto pare, perché infatti gente che crasha, si lamentano anche della AI, cioè ormai sembra una regola che i giochi escano buggati, a parte questo, a parte questa eccezione. Cambiamo. Vediamo un attimo. Poi, per carità, mi sono già lamentato un po' Dalla dell'interfaccia, vabbè. selva. Posso creare la corazza perfetta. Mi mancano solo le parti. Allora, in realtà siamo anche quasi al 15, quindi si potrebbe anche andare avanti. Ok, buonanotte. Antenne d'allarme. Andiamo a vedere dove sono queste qua. Ancora livello 8. Del disperso. Mi sta venendo il dubbio, ma l'abbiamo visto questa cosa? L'altro io invece. Guerra Rieti. E qua c'è questo. Praticamente si torna indietro. Vabbè. Boh, facciamolo, dai. Ripeto, qua poi ci sono sempre i soliti discorsi. Gli open world sono così. Cioè, volete vedere una serie di un gioco che è open world, o è tutta tagliata, cosa che a me non piace, oppure la si può vedere solo così. Quello che è l'unica cosa che si può fare è cercare di alternare un po'. Però non so come. Qua ci sono le missioni. Ok, principali, secondarie, L'ambia di eccetera. Ferra Rieti del contratto di Larend è qui vicino. Nel caso di Elden Ring Viaggio non in ho un ancora bello idea contratto, perché. non vorrei essermi persa qualcosa. È qui Ferra Rieti. Mi basterà abbatterne qualcuno per attirare gli spazzini che mi servono. Diciamo, nel caso di Nethering, visto che io non voglio spoilerarmi, non ho idea Devo esattamente battere di. quegli spazzini per l'Arend. Come sia strutturato il gioco. Ho cercato di evitare.
E questo? Carlo sono venuti a prendersi i rottami, ci hanno dato una manciata ai frammenti e hanno portato via il frutto del nostro lavoro, verso il dominio. Con il nostro sudore e il nostro sangue forgeranno armi per le stesse persone che hanno devastato la conquista nel nome del Sole. Quando un foratero ha mutilato la mano di Oldgeld, lui ha detto che è così che girano i granaggi del mondo. Che l'immane apparato in cui viviamo aveva bisogno del suo sangue per lubrificare i propri meccanismi. Vabbè. E altri imbecilli l'hanno scambiata per forza. Persino le nostre credenze sono state plasmate per esprimere servitù, sopportazione e obbedienza. Vi è forza e forza nel farsi rubare le armi da sotto il naso. Vi è forza nell'abbassare la testa e sottomettersi. Derval aveva ragione, non siamo ingranaggi di una macchina. Gli Oseram sono il motore che la muove. Siamo il fuoco, il vapore, il crepitio del fulmine imbrigliato dai predecessori. Dobbiamo ravvivare la forgia e plasmare la nostra gente. Ogni Oseram sottomesso deve essere mandato al crogiolo, fuso e riformato. Tramite atti di ritorsione, parole e azioni dobbiamo alimentare le braccia della conquista fino a trasformare in armi i nostri placidi simili. So che mi tengono d'occhio, che le mie idee non vengono capite, quindi lavoro in segreto. Indosso una maschera quando faccio affari con i Karja, fingendomi un umile servitore, ma i miei frammenti vanno a coloro che aggirano. Il mantice del loro coraggio attizzerà il fuoco che riforgerà la nostra gente. Immaginiamo qua si entrava poi. Poi, come dicevo anche, parlavo di Elden Ring, ma anche qui come engine, appunto dal punto di vista dell'illuminazione, non ci siamo. Mi fa fare il focus qua. Fido. Devo essere. Non posso essere sopra una sporgenza per fare il focus. Vai. Vediamo qua. Per me poteva arrivare anche là sotto, però hanno deciso altrimenti. Questi deboli contro reazione a catena. Avampa. Qui servono delle frecce fulminanti. In realtà andiamo di quelle. Di queste. Comunque andiamo su. Non è che possiamo fare il giro così. Devo abbattere quegli spazzini per l'Arend. Vabbè, tutto qua. Ok. Bene, rieccomi. Prendiamo le fauci di spazzino per l'arma. Era pericoloso che si era girato, mi dava un bel calcione in faccia. Il dolore sta svanendo. Il Ferrarieti. Che ce l'ha in fondo? Thank you.
metterne un altro po'. Che volano! Ma un altro po' significa tutti? Curato. Cavolo, 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 cavolo. Qua non c'è niente. Perché la vita era lì? Bisogna andare... Beh, è esploso col coso blu. Eccetera eccetera, a un certo punto la vita sembrava all'80%. Magari è una cosa visiva, mi sembra di aver già visto questa cosa qua. Dimostra, cioè era stato già menato un po', c'era sull'acido. Questo finisce nella scorta. Così dovrebbe bastare. Portiamo queste parti all'Arend. Una scorta, eh? Ok. Boh. In realtà c'è ancora questo, quindi c'è questo. Me lo dà ancora la macchina? No. No, sì. Andiamo... qua. Ho investito. Quello è grigio.
Devo anche parlando di Elden Ring, non ho ancora guardato nemmeno le classi. Devo guardarmi Forse è su fondamentale. Reddit cosa dicono. Non ho proprio idea. Diciamo che non farei un caster. Adesso, boh, un ibrido. Perché di solito il caster nel From Software perlomeno, ma in generale i cast sono quelli più quelli che fa il secondo giro, per esempio, però non so. Ripeto, in effetti avrei dovuto parlarne prima, magari qualcuno di voi poteva darmi un consiglio, magari un suggerimento. Poi dopo, tanto decido io, ovviamente, però. Niente, anche qua era solo quello. Io speravo un bel dungeon. E niente, andiamo qua. No, si è sbagliato di nuovo. Andiamo l'altra parte. Vabbè, devo sprecare. Ho appena finito di dirlo che andavo qua. Non dirò visto prima. Dopodiché, boh, andiamo a canto puro, magari andiamo avanti con la principale. In teoria dovremmo. Beh sì, passiamo assolutamente al 15, quindi non è. La zona di macchine del contratto di Larend è qui vicino. Meglio se lo rileggo, per sicurezza. Ma cosa vuoi rileggere? Ammazza tutti e basta. Aggiungerà la zona al rivistatore. Leggiamo. Aggiungi. Sembra che debba dire chissà che cosa, ma. Vistatore sentinella. 10, sono deboli all'acido. Rovistatori, come diceva Larry, mi servono le loro antenne. Se riesco a staccarle senza farmi scoprire, non dovrei avere problemi. Ops. Cos'è successo? Non si riusciamo. La stacchiamo anche qua. Colpita! Tre ne servono. Ma io non ne vedo tre. Allora sopra. Una catena, sempre col fulmine. Scoprissi. Ho sbagliato il. Ho sbagliato a spostarmi una pa dalla parte. Me ne serve solo un'altra. Devo raccogliere le antenne staccate. Appena possibile consegnerò queste antenne all'aereo. Questa non significa niente.
Vabbè, rientriamo. C'è un altro qua. No. Legno crinale, anche se non l'abbiamo raccolto, non manca. Ma è evidente che hanno alleggerito un po' questa cosa del farming.